Salve a tutti ragazzi, vostro Lee. In questo nuovo video vedremo l'unboxing delle Ceres 500, un headset da gaming della Cooler Master. L'headset è un omaggio della Cooler Master, che ringrazio. Trovate il link al sito, alla pagina Facebook e al canale YouTube giù in descrizione. Mi raccomando, dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace e iscrivetevi. Noi ci becciamo tra poco con l'unboxing. Bene ragazzi, eccoci con la scatola contenente l'headset. Tutto intorno abbiamo come sempre varie immagini e informazioni. Nella parte posteriore ci vengono illustrate varie caratteristiche dell'headset. Sul lato sinistro abbiamo varie specifiche tecniche, mentre nella parte frontale abbiamo l'immagine dell'headset, il modello e una sezione trasparente che ci permette di vedere una parte dell'headset. Passiamo adesso all'unboxing. All'interno abbiamo libretti con istruzioni, garanzie e specifiche tecniche, cavetteria per collegare l'headset alle console, che vedremo tra poco nel dettaglio, l'headset e per finire il microfono. I cavi che troviamo all'interno della confezione sono un cavo splittato ad Y con due connettori RCA che andranno collegati, grazie a questo connettore femmina, al jack da 3,5 mm dell'headset per collegare PlayStation 3, PlayStation 4 ed Xbox 360. Sempre per la Xbox 360 dovremo inoltre utilizzare questo cavo con due jack da 2,5 mm che andrà collegato sotto al controller per il volume dell'headset. In ogni caso, sia che utilizziamo l'headset con le console o con il computer, dovremo sempre e comunque collegare il connettore USB. Purtroppo non dispongo di informazioni sulla compatibilità con Xbox One, dato che in ogni caso non posseggo nessuna delle console appena citate. Vediamo alcune specifiche: headset stereo circumaurale, drive da 40 mm, microfono omnidirezionale rimovibile, cavo lungo 3 metri, il cavo termina con un connettore USB ed un jack da 3,5 mm e inoltre sul cavo abbiamo il controller per il volume della chat, accendere e spegnere il microfono e lo switch per passare dalla modalità PC a quella console. Nella parte superiore abbiamo la fascia imbottita che andrà appoggiata sulla testa con ai due lati gli estensori per allungare l'headset. In questo modo. Le cuffie sono attaccate alla fascia imbottita tramite due giunture snodate, che possono essere inclinate in questo modo per trasportare l'headset e ruotate in questo modo per poggiare l'headset sulle spalle dopo averlo utilizzato. Le cuffie possono ruotare, anche se di poco, in questo modo e hanno degli earcup in microfibra che avvolgono completamente l'orecchio e sono molto morbidi. Inoltre, sotto la cuffia sinistra abbiamo il cavo di alimentazione e sul fianco abbiamo il foro per collegare il microfono, in questo modo. Sul cavo troviamo il controller per il volume che ci mette a disposizione vari controlli, come la rotellina per regolare il volume, lo switch per passare dalla modalità console a quella PC, la rotellina per regolare il volume della chat, la clip per agganciare il controller ai vestiti e nella parte superiore abbiamo il LED che ci indica lo stato del microfono e lo switch per accendere e spegnere il microfono, rosso spento, bianco acceso. Cosa possiamo dire di questo headset? La qualità audio delle cuffie è molto buona, con una leggera enfasi per quanto riguarda i bassi. L'isolamento è buono, a basso volume potrebbe capitare di sentire qualche rumore esterno, ma nulla di fastidioso. Utilizzando degli earcup in microfibra, infatti, si perde un po' di isolamento, ma in compenso si avrà sempre l'orecchio asciutto. La qualità del microfono è eccellente, per quanto possiamo alzare il volume del microfono, non riusciremo a sentire fruscii e la nostra voce rimarrà sempre pulita e chiara. Eccovi un test audio. Test microfono Cooler Master Ceres 500, prova, prova, prova. Il controller audio fa il suo dovere e grazie al LED molto forte presente sulla parte frontale potremo sapere, senza guardarlo, se il microfono è acceso o spento. Inoltre, le rotelline per modificare il volume di ascolto e chat sono facili da raggiungere e controllare. Esteticamente l'headset è piuttosto bello, sarebbe stato più gradevole senza le due giunture ai lati.
dato che, almeno personalmente, per trasportare un headset preferisco richiuderlo nella scatola o in un sacchetto apposito, piuttosto che piegarle. C'è da dire però che la possibilità di ruotare le cuffie per poggiarle sulle spalle non sembra, ma è davvero molto comoda, dato che dopo un po' di tempo la plastica delle cuffie, poggiata sulle spalle, potrebbe iniziare a dare fastidio. Per quanto riguarda la compatibilità è molto buona, essendo infatti compatibile con PC e le varie console come PlayStation 3, PlayStation 4 ed Xbox 360. Come già detto precedentemente, però non ho notizie per quanto riguarda Xbox One. Gli unici due difetti, di cui uno che si risolve con l'utilizzo, sono la mancanza di un rivestimento per il cavo e la pressione che esercita l'headset ai lati della testa. Infatti, per le prime due settimane di utilizzo sentivo i padiglioni premere con una certa forza sull'osso che si trova dietro le orecchie. Passato questo periodo, comunque, l'headset ha, per così dire, preso la forma della mia testa e adesso risulta davvero molto molto comodo. Una piccola curiosità: l'headset per essere collegato al PC va impostato su modalità PC e collegato solo tramite il cavo USB. Per le console invece va utilizzato il connettore USB più il jack e gli adattatori che troviamo nella confezione. Preso dalla curiosità, ho quindi ben pensato di collegare l'headset al computer utilizzando la modalità console, quindi collegando il connettore USB in una porta USB e il jack da 3,5 mm nella scheda audio dedicata. Qual è stato il risultato, vi starete chiedendo? L'audio, passando da USB a jack, risulta migliore ed in più potremo utilizzare tutti i filtri e le migliorie che una scheda audio integrata o dedicata ci porta. Ripeto, comunque, l'audio tramite USB è davvero molto buono, superiore a quello di molti headset che ho provato. Ma si sente la differenza rispetto al jack, dato che, collegato tramite USB, l'audio verrà processato da una piccola scheda audio interna. Ma grazie alla mia curiosità sono riuscito a collegare gli speaker tramite jack. In questo modo l'audio viene processato esclusivamente dal PC, regalando un audio davvero di elevata qualità. Quindi ripeto, per utilizzare l'headset in questa maniera un po' particolare, bisogna impostare sul controller che troviamo sul cavo la modalità console, poi collegare il connettore USB in una porta USB qualsiasi e il jack da 3,5 mm nella scheda audio della scheda madre o in quella dedicata. Bene ragazzi, l'unboxing dell'headset finisce qui, lo potete trovare online ad un prezzo di circa 60€. Voglio ringraziare nuovamente Cooler Master per l'omaggio. Trovate i link al sito, alla pagina Facebook e al canale YouTube giù in descrizione. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e se volete condividetelo, aggiungetelo ai preferiti e iscrivetevi. Voglio ricordare che sul mio canale YouTube, LisiLong, potete trovare molti altri video tutorial, consigli utili sul mondo dell'informatica, unboxing, gameplay commentati e vlog. Mi raccomando, seguitemi anche su Google+, Facebook e Twitter, trovate i link giù in descrizione. Noi ci becciamo ad un prossimo video. Bye bye!